che ha rilanciato sul futuro, anche di lunga gittata. Non so quanto poi noi resisteremo a questo futuro di lunga gittata, anche perché abbiamo già visto come eliminare la parola razza dalla Costituzione non è questione di oggi, ci prepariamo alla lunga marcia, però mi sembra interessante, dopo una giornata insomma, così utile di confronto tra antropologi di diversa ispirazione, come dire, provare a riformulare le fondamenta in qualche modo del nostro dialogo. Però vorrei riprendere questa suggestione di Stefano sulla questione dei libri di testo, dicendo che a seguito della buona scuola adesso il Parlamento sta lavorando a un decreto attuativo. Non so se in questo decreto attuativo, che credo che sia molto complesso e sarà un altro piano, come dire, di lavoro, almeno per noi antropologi culturali, non si possa trovare delle forme di intervento o delle modalità con cui sia possibile in qualche modo intervenire anche sui libri di testo, insomma, in modo per certi aspetti direi istituzionalizzato e formalizzato, mi pare una suggestione utile da seguire. Ora abbiamo concluso gli interventi, così gli interventi organizzati, ora c'è uno spazio, come dice il programma, di intervento per giovani ricercatori. C'è una proposta, diciamo, sì, speranzosa. Speranzosa. Qui c'è scritto per dottorandi e giovani ricercatori. Cioè, a noi ci piacerebbe sentire anche una voce, diciamo così, estemporanea, un'impressione. Non è perché ce ne sono molti, ma è qualcosa di... Beh, adesso non è vero che siamo molti, c'è qualcuno, io sì, ma comunque diciamo che è aperto il dibattito, siano giovani o meno giovani, è aperto il dibattito, vi informo che appunto siamo praticamente nei tempi, perché il dibattito è alle 16:30. Io volevo fare un'osservazione a Valerio, prego, quando diceva... Vuoi venire, vieni qua, Aure? Sì, ma forse... Spartellare la razza dal punto di vista biologico non è utile. Io direi è utile ma non è sufficiente, è necessario ma non è sufficiente, perché immaginiamo il contrario. Immaginiamo, riprendendo per giorno, che invece noi dicessimo che le razze esistono dal punto di vista biologico, credo che la variabilità genetica assortita in un modo tale per cui, considerando le categorie continentali, effettivamente sia un incremento significativo della capacità di differenziare gli individui. Beh, allora a quel punto le cose sarebbero molto diverse. La pendenza della salita aumenterebbe in maniera drammatica. Un altro aspetto sulle nomenclature, cioè io trovo che, come l'ha detto anche Gianfranco, cioè il concetto di popolazione è importante perché non è semplicemente un cambiamento terminologico, anche un cambiamento di modello, la variabilità, nel senso che non pensiamo più che esistano 2, 3, 4, 5 razze, pensiamo che esistano queste unità anche un po' fluttuanti nel tempo, che hanno una forte caratterizzazione culturale, che sono molto numerose. Per esempio noi ci è capitato con Paolo e Marco che stanno qua a studiare la variabilità genetica degli italiani, abbiamo messo in evidenza che sono molto diversi da un punto di vista genetico, questo a patto che si riconosca che c'è una diversità linguistica che c'è tra loro, questo a patto che si riconosca che la variabilità linguistica che c'è che è enorme, è una sorta di marcatore che ci guida nella identificazione dei gruppi. Però questo per dire come in realtà, utilizzando le popolazioni, noi frammentiamo enormemente, identifichiamo delle unità di persone che sono geneticamente molto più coesi, che scambiano molto più facilmente generi, non hanno più quelle caratteristiche, diciamo, di fissità, di esclusività che hanno invece le razze. Quindi il concetto di popolazione da questo punto di vista è un salto importante, diciamo. Mentre nel confronto tra razze e ancestri effettivamente c'è qualche cosa che sono due basi un pochettino comunicanti che sembrano avere qualche cosa in comune, non completamente risolto. No, questo per dire che
Io oggi tendevo un po' in più al pessimismo, nel senso che ho sentito un po' tante cose diverse, però alla fine mi sembra che forse un minimo comune denominatore c'è, no? Anche quello che diceva il nostro presidente, nonostante abbia un po' così messo in crisi un documento che mi stesse firmato, che mi era un po' così, però diciamo quando lui dice che tutto sommato questa è una sorta di asintolo, questo di modificare la Costituzione, sarà molto complicato farlo, ma vale la pena farlo, ed è un dandoci questo tipo di obiettivo, vedete che abbiamo discusso di questo fatto dei libri di testo, che ci sembra una cosa molto più elaborata, molto da un certo punto di vista meno simbolico, molto più concreto, insomma, su cui si può agire, anche molto bene le cose che ha detto Stefano, su dei terreni che vanno un pochettino identificati, anche perché poi l'antropologia biologica, di solito, non è che in un gran momento, cioè sta succedendo un po' questo, no? Questa grande potenza di strumenti di indagine, l'analisi dei genomi completi, ha messo in condizione alcuni gruppi molto ben supportati in termini di risorse di fare un po' razzia di campioni antichi e moderni. Escono su Science, Nature, quant'altro, Current Biology, articoli che tendono un po' a rivedere tutta la genetica delle popolazioni umane in senso storico. Con molte semplificazioni, perché quando si pubblica su Nature, non che mi accade tutti i giorni, però insomma bisogna tagliare, semplificare, rendere tutto molto fluido, molto coerente, eccetera. E quindi si tende a scrivere una storia che è semplificata, che non tiene conto delle differenze, che appiattisce un po' tutto. Questa da una parte, diciamo, è una concorrenza difficile da superare, perché noi non abbiamo, noi persone, tra virgolette, normali, non so, o subnormali, no? Noi non abbiamo questi strumenti, non abbiamo le dimensioni dei gruppi per fare queste cose. Però vediamo anche al tempo stesso una serie di messaggi che sono un pochettino semplificatori, no? Che poi vengono rilanciati dai media come se fossero, diciamo, loro colato. Quindi la riflessione critica è difficile farsi avanti clinicamente, poi ti dicono, ma tu quante persone hai analizzato, quanti erano lunghi i tuoi frammenti genici? Ah, 100 volte meno di quello, vabbè, ma stai zitto. Quindi forse c'è questo bisogno, diciamo, di cercare su un versante che sia un pochettino più teorico, modellistico, non saprei dire, intellettuale, eccetera, un terreno comune, perché verrebbe, diciamo, di una certa utilità anche a noi per mettere a fuoco, diciamo, anche obiettivi nuovi e raggiungibili. Certo. Usare la nozione di natura per definire
Sì, ma comunque l'idea di natura che ha in sostanza è diversa dall'idea di natura che ha sviluppato l'Europa a partire, diciamo, dall'Ottocento. Noi oggi siamo arrivati a una situazione tale per cui tutto è nel mio DNA. È un'espressione che mi fa venire i capelli dritti in testa, cioè che nega tutto ciò che l'antropologia culturale dice e studia. Per cui nel mio DNA non pronuncio, per esempio, un altro l'ho sentito dire rispetto ai cinesi che non stanno a pronunciare della R, perché nel loro DNA. Quindi è la negazione che noi apprendiamo, che noi siamo malleabili. Quindi in questo senso, diciamo, è importantissimo ed è una tappa della storia, però non è stato efficace, perché altrimenti non avremo quello che tu hai raccontato adesso. Non avremo il libro di Nicholas Wade, non avremo un continuo rinascere montante del fatto che esistono delle differenze in natura. E forse anche quello che tu dicevi è vero, è molto importante il lavoro che hanno fatto le femministe sulla nozione di sesso e alcune anche alcune critiche sulla nozione di genere, però purtroppo ci troviamo in una situazione oggi che è molto preoccupante. E quindi forse quello di cui noi dovremmo anche lì parlare è del sessismo come meccanismo sociale. Cioè io dico, quando dico parliamo meno di razza e parliamo di razzismo, dico guardiamo le relazioni sociali e non qualche cosa che è dentro il corpo umano e che definisce la posizione degli individui. È un esercizio che ci impegna quotidianamente e che ci impegna in diversi ambiti. L'esercizio non è una formula magica, ecco, è un tentativo, perché anche per prendere atto quello che è il lavoro fondamentale che è stato fatto dai nostri colleghi nell'ambito dell'antropologia, purtroppo non ha portato i risultati che avremmo voluto noi. Tant'è che tutti pensano che esistano le razze. Un momento. Dunque, no, ringrazio Valeria per questa precisazione, voglio solo aggiungere forse una questione, insomma, credo che lei abbia adesso anche un po' spiegato ulteriormente rispetto al suo intervento, mi pare che voglia mettere in evidenza come il concetto di razza sia un concetto performativo di fatto, no? Che produce esso stesso un'attitudine in qualche modo che non è eliminabile con l'eliminazione dello stesso, come dire, concettuale, ecco, e scientifica del concetto. Voglio lasciare la parola a Destro perché mi ha chiesto tu prima di parlare, no, poi per Giorgio. Non si poteva aspettare che la falsificazione del concetto di razza biologica fosse di per sé avesse il potere di portare ad un consenso, ad una visione unitaria del mondo circa la diversità. Questo ovviamente non può essere. Io dico semplicemente che il secolo fondamentale che va valorizzato e appunto è anche un punto di partenza secondo la logica che un po' esponeva prima Stefano per passare da quelle due diapositive che ho mostrato dal prisma da cui c'è semplicemente un fascio di luce, quindi ci concentriamo sul fascio di luce che è quello scientifico, un prisma che mette in evidenza questa multidimensionalità del concetto che poi noi dobbiamo ricondurre, diciamo, in una forma di sintesi. Quindi d'accordo con quello che dici tu, però non buttiamo il bambino insieme alla trasporta, insomma. Bene. Facciamo parlare prima qui, che mi pare un giovane rispetto a te, no, devo stare prima. Anche tu senza capelli. Però insomma mi pare a occhio e croce che ci abbia qualche anno meno di te, non so. Prego. E anche di me.
differenti però, ecco. La seconda è che lei ha detto che il termine razza, per la dottoressa di razzismo, il concetto nasce negli anni 30 del secolo scorso. No, ha detto no, lei, ha detto lei. Quindi è una cosa molto recente. Il razzismo. Ancora più recente di questo c'è il discorso della fine del colonialismo. Cioè, se il razzismo nasce negli anni 30, il colonialismo finisce metà anni 60, forse dal punto di vista storico, cioè la fine, quello classico, diciamo, il colonialismo britannico-francese. Quindi, se dal colonialismo, dall'inizio del razzismo e con il colonialismo c'è stata, nel nostro contesto sociale europeo, chiamiamolo così, una forte tensione classificatoria, cioè sostanzialmente noi europei ci siamo inventati il modo di definire i gruppi etnici, i gruppi sociali, dandogli un nome, inserendoli anche dal punto di vista geografico in un contesto che tante volte non è quello, neanche quello corretto, no? E credo che sia una cosa molto potente questa a livello culturale, cioè nel sentire comune. Io personalmente, che vivo in un ambiente lavorativo diverso da quello universitario, più diciamo terra terra, se volendo utilizzare un termine, incontro quotidianamente, parlando con i miei colleghi di lavoro che sanno che faccio, che ho fatto per un certo periodo di tempo della mia vita questo lavoro qui, una forte difficoltà a spiegare la differenza che c'è tra fenotipo e genotipo. Difficilissimo spiegare a delle persone che hanno studiato a scuola, alle scuole superiori, magari anche qualche anno prima di me, la differenza che c'è tra genotipo e fenotipo. Ancora più difficile spiegare che differenza c'è tra due popolazioni differenti e come si fa ad analizzare la differenza genetica che c'è tra popolazioni differenti quando questi dicono no, sono diversi, cioè è evidente, quelli sono alti, corrono veloci alle Olimpiadi, noi siamo più bassetti e bianchi, siamo differenti, siamo due razze diverse, è evidente, no? Invece, ma questo perché? Perché secondo me il sentire comune, cioè il forte imprinting che c'è nel nostro contesto culturale, la semplicità con cui noi ricorriamo alla classificazione, è difficile da smontare. Poi io sono d'accordo con il professor Destro nel fatto che l'aspetto biologico è un tassello importante e forse secondo me è difficile. Forse il problema è che si dia difficile mettere in maniera con termini semplici e far capire alle persone che non fanno parte dell'ambiente accademico l'importanza di questa evidenza scientifica, perché la gente non fa fatica a capire, cioè, si va a testare gli spray cluster, certo. Io ci ho provato, io trovo una difficoltà enorme a spiegargli, no, perché c'è una differenza, se lei voi considerate distanze genetiche tra popolazioni anche molto diverse tra loro, distanti da loro geograficamente, questa differenza genetica è inferiore a quella che troviamo all'interno della singola popolazione. Quindi, ma di che ne stai a parlare? Vabbè, il Giorgio Solina. Le due parole che voglio dire vanno ancora nel senso del continuum, se volete, dell'etnografia del razzismo, meglio dell'etnografia del paesaggio nel quale il razzismo è una delle forme di definizione degli altri e di se stessi. Quindi l'appello è agli antropologi culturali, perché che cosa intendiamo noi etnografia del razzismo? Lo scientifico profondo, attento che non si esaurisca nell'esorcizzare, va conosciuto. E non è detto che la percezione di sé passi necessariamente attraverso gerarchizzazioni, inferiorizzazioni, eccetera. Ci sono esperienze più che eloquenti di rapporto tra coscienza con sapere popolare, senso dell'identità, di terreno, nelle comunità locali e ricerca della DNA identità. Qui è presente Valerio Arturo, che ha studiato il caso del parco dell'Ogliastra, anzi se ha voglia di parlarne lo prenderete, il parco genetico in Sardegna, c'è il caso islandese in cui un'intera isola ha cercato se stessa attraverso l'opera di equipe genetiche che hanno cercato di fornire, diciamo, lo specchio identitario genomico della identità. Ha fornito questi servizi, nello stesso tempo ha accumulato un bel patrimonio di
c'è un'opera che va avanti da sé di bricolage ideologico e simbolico, non necessariamente sempre razzista. Io mi cerco i miei antenati e se c'è qualcuno, uno scienziato che mi dice guarda, i tuoi antenati alla settima generazione ascendente di cui tu non conosci il nome, però sono gli stessi di questo vicino, a me mi sarebbe, mi interessa, capito? Per cui studiare queste cose, secondo me, va molto oltre, dopodiché voglio stare nella battaglia, d'accordo? Ma voglio dire, è una battaglia, insomma, ci limitiamo a pensare che possa arrivare all'interlocutore, da qui lanciamo con la catapulta l'idea del cambiare il nome, il politico la riceve e nasce il fungo del... è così, creiamo una sensibilità, un po' quello che diceva Stefano, facciamo muovere i concetti e magari anche auto-interrogarli. Questo. Bene, Pietro Greco? Sì. Simona Piazza? Sì. Prego. Prego, intervento, vorrei interrompere, questo dialogo tra antropologi fisici o biologici e culturali, perché quando tra la fine del 1945 e l'inizio del 1946 alcuni scienziati, molti dei quali avevano partecipato al progetto Manhattan, mi misero in testa, diciamo, che bisognava ricacciare nella bottiglia lo spirito nucleare che ne era uscito dai militari. E allora, siccome sembravano avere un grande potere negoziale, si illusero di poter determinare o influenzare direttamente la politica, quindi andare al congresso degli Stati Uniti e imporre sostanzialmente due tematiche. Una è quella che la ricerca nucleare doveva ritornare a essere una ricerca libera e pulita, non classificata e militare, e l'altra era quella di evitare la proliferazione degli armamenti nucleari. Ovviamente, appena è cambiato il clima politico, quando Churchill disse che una cortina di ferro calava da Stettino a Trieste, si resero conto che il clima politico era cambiato anche nel congresso degli Stati Uniti, non solo in Europa, e che il potere negoziale degli scienziati semplicemente non c'era. Allora formarono un comitato speciale all'interno del movimento degli scienziati contro gli armamenti nucleari, nel quale posero un obiettivo strategico: come possiamo fare ad influire a far sì che questi nostri due obiettivi siano realizzati. Cioè, l'unico modo possibile in una società democratica è creare un'alleanza tra noi che sappiamo, esperti, scienziati, fisici, antropologi, e popolazione, cioè cittadini. Ora, questa può sembrare una verità, e a molti dei fisici allora sembrava una verità. Io so tutto di fisica, il cittadino, diciamo, non sa niente, distingue con molta difficoltà tra un atomo, un nucleo e qualcos'altro, e non c'è possibilità alcuna. Ebbene, diciamo, c'è stato uno storico, si chiama Hitler, che ha ricostruito tutta la storia degli armamenti nucleari e ha dimostrato che se la guerra nucleare è diventata un tabù, non solo tra la popolazione civile, ma persino tra i politici, e se non è scoppiata una guerra nucleare dal 45 in poi, è anche perché, diciamo, c'è stato questo tentativo di alleanza tra scienziati e cittadinanza e società civile. Ovviamente, dico, in questo dato, diciamo, il contesto nel quale noi operiamo, se vogliamo rendere un tabù l'idea che ci sia possa esserci discriminazione sulla base di razza, allora questa alleanza, cioè, perciò vi invito, ed è il senso per cui io sono qui, ovviamente io non sono interessato molto alle giuste, diciamo, interlocuzioni culturali tra antropologi fisici o biologici e culturali. Se io sono qui per qualche vale, ovviamente, è perché sono interessato invece a questa alleanza, senza la quale non riusciamo a raggiungere né l'obiettivo tendenziale, quello di cambiare in Costituzione la parola razza, ma neanche e soprattutto quello di sensibilizzare, di cambiare il clima culturale intorno a questo problema. Poi vi invito proprio a uscire anche, diciamo, dall'ambito accademico e
e a cominciare a costruire questa alleanza forte con noi, società civile. Bene, grazie. Simona Pianese. Sì, mi collego proprio a quest'ultimo intervento. Io vengo dal mondo della scuola, sono stata per 30 anni dirigente scolastico, oltre a essere laureata in lettere e archeologa. E devo dire che nella scuola ci troviamo in un momento di, lo siamo sempre stati, però in questo momento sempre di più siamo in emergenza, emergenza formativa, e c'è proprio la necessità di una revisione del libro di testo, ma la vera emergenza è la formazione dei docenti, sia i docenti che entreranno nel mondo della scuola, soprattutto i docenti di scienze e anche i della scuola primaria. Quindi c'è proprio una necessità di fare rete e di, io chiedo al mondo universitario con cui sono continuamente in contatto di entrare in rapporto sempre più stretto con il mondo della scuola e fare formazione per gli insegnanti. Abbiamo ottimi insegnanti, abbiamo insegnanti appassionati che hanno la necessità di un aggiornamento, di una formazione continua, e questo tipo di attività oggi è necessaria per la nostra attività. Questo convegno oggi è stato interessantissimo, certamente sarebbe stato bellissimo poterlo fare almeno una parte di questi interventi a livello per esempio di una rete di scuole, mettendo insieme gli interventi degli insegnanti le discipline, perché va bene il libro di testo, però oggi c'è anche le liste internet, quindi si può in qualche modo ricercare di studiare con i nostri studenti a scuola, però abbiamo bisogno di, dell'aiuto anche degli accademici. Quindi non, io chiedo non un isolamento del mondo accademico, ma una rete per far sì che il mondo della formazione possa uscire dalla crisi. Buona scuola, sì, ma soprattutto buoni insegnanti. Questo è importante. Credo che possiamo fare molto insieme. Quando io parlavo di buona scuola, in realtà alludevo ai, come dire, alle tappe successive che sono importanti, perché sono decreti delegati in cui questa tematica anche della formazione, come dire, ritorna. Grazie. Grazie. Gianfranco Bionti. Grazie. Lascerei la questione della razza, vorrei ritornare su quella questione. Sulla questione però che sollevava, io la ignoranza scientifica del nostro paese, ma non solo del nostro paese, ma non è che su questo terreno della biologia sia peggiore di quello sulla fisica o sulla chimica, è una grande ignoranza che va colmata. Non solo tu hai difficoltà a spiegare, abbiamo tutti difficoltà a spiegare. Proprio per questo facciamo divulgazione, per cercare di fare un'entrata. Ora, quindi, questo terreno è quello così dobbiamo. Sulla questione della scuola, ma chi vi impedisce di chiamarci? C'è un'attività non notevole di scambio, no? Ogni volta che siamo chiamati, siamo andati, andiamo nelle scuole, tutto facciamo attività di divulgazione, viene fatto tutto questo, è difficile, forse le scuole hanno tanti problemi e non è facile per organizzare, ma la disponibilità da parte del mondo accademico non lo inventa niente, insomma, credo che sia argomento praticato. I docenti, anche io dico, i nostri libri non sono adeguati. Beh, lo sanno che ci sono le librerie, e nelle librerie sono anche i nostri testi che aggiornano. Quindi forse bisognerebbe far presente anche agli insegnanti. Adesso visto che hanno 500 euro, possono acquistare dei libri, possono fare qualche cosa. Quindi io sono molto d'accordo sulla questione che si debba fare questa alleanza che si pratica, cioè è la divulgazione, non credo sia qualche altra cosa, è la divulgazione e il rapporto con le strutture che ritengono
nostra conoscenza. La differenza sostanziale tra il mondo accademico delle università e quello delle scuole è che noi produciamo innovazione, voi trasmettete la innovazione. Avete bisogno di avere da noi chi fa innovazione. Benissimo, basta che chiamate. E si può fare tranquillamente. Quindi sulla questione dei libri di testo, io non so cosa si possa realmente, praticamente fare, però guardate che sono delle esperienze, molti docenti fanno i corsi delle università per avere dei crediti, qualche cosa. Quello che si nota è, spesso ci si chiede, ma dove hanno studiato questi insegnanti che insegnano scienze? Allora forse è un problema che noi abbiamo a monte, cioè nelle università noi non riusciamo. Io quando ero studente non c'era una disciplina biologica in cui non si cominciava con l'evoluzione, la storia dell'evoluzione. E questo lo ripetevamo a zoologia, antropologia, botanica, oggi è quasi un argomento, quindi forse noi qualche cosa possiamo farlo al nostro interno. Tenete conto che l'antropologia non è una materia fondamentale alla biologia, è una materia fondamentale solamente a scienze naturali. Quindi è una battaglia persa. Cioè, molti non sanno qual è la nostra storia biologica, però la nostra storia biologica la scriviamo sui libri e gli insegnanti delle scuole possono fare uno sforzo di leggere qualche libro in più, oltre a quelli che loro... perché poi li scelgono loro i libri. Prima di sceglierli, danno un'occhiata a quello che è stato scritto in divulgazione, forse potrebbero evitare di scegliere delle cose che non sono appropriate più a loro. Bernardino Fantini? Sì. Ho un po' l'impressione che sempre succede nei convegni di grande interesse che il livello dei contributi, la quantità di interesse tende ad allargare il campo del dibattito, mettendo un po' per passione temi molto interessanti, però ci fanno un po' perdere di vista l'obiettivo fondamentale di realizzarli. Io vorrei invitare a riprendere i figli della proposta che ci è stata espressa, che stanno discutendo, e su questo vorrei dire. Io penso che c'è un primo punto su cui credo, al di là di qualche variazione ortografica di punteggiatura, siamo tutti d'accordo, che è questa proposta di modifica della Costituzione, che anche se, secondo me, anche se non fattibile, può essere una specie di Costituzione nuova, cioè in cui si indica un obiettivo verso il quale si dovrebbe andare. E la formulazione che è stata presentata da Giovanni mi sembra molto coerente, molto, molto precisa. Io non mi fermerei al punto dopo differenze, perché quando si fanno differenze bisogna sempre aggiungere rispetto a cosa, quindi specificare che sia un genere, eccetera, eccetera. Ora, su questo cosa, noi dobbiamo individuare gli strumenti per renderla incisiva. È quella che si chiama la lobbying, sostanzialmente. Dobbiamo fare in modo di intervenire sugli attori istituzionali e quelli che dispongono del potere di comunicazione, di prendere questa battaglia, farla propria e portarla avanti. Credo che questo sia un punto. All'estremo di questa gamma credo che sia emersa con chiarezza la necessità di riflettere ulteriormente sul significato delle parole che utilizziamo, sul modo in cui al termine razza sostituiamo altri termini da trovare o alcuni trovati. Io mantengo dal punto di vista puramente filosofico una serie di perplessità, perché quando si dice la razza non vale per gli uomini ma vale solo per gli altri, c'è sempre un po' di difficoltà a rendere il messaggio chiaro. Comunque c'è da lavorarci e credo che sia molto importante operare anche qui distinzioni, perché se parliamo genericamente di razzismo, ogni volta si manifestano delle stigmatizzazioni, forse è bene creare delle differenze. Penso ad esempio alla
pubblica alle stigmatizzazioni nei confronti dei malati, che sono delle cose dei malati, delle persone dotate di handicap. Cioè esiste questa cosa, non lo chiamiamo razzismo, giustamente, perché cioè, ecco, allora anche qui uno sforzo di riflessione tipicamente universitaria, non universitaria, credo vada fatto per fare in modo che il messaggio da portare sia il più trasparente possibile. E una cosa importante è quello che ha detto Pietro, cioè facendo l'esempio dell'alleanza che si era creata fra fisici, chimici e società, che è stata capace di imporre, rendere quasi banale un senso comune che l'arma nucleare sia adottata, eccetera. Ora, su questo vorrei dire due cose. Prima cosa è che fra il 1940 e il 2015 ci sono le grandi differenze, proprio nel termine società e nel modo in cui i messaggi scientifici vengono trasferiti, perché siamo in un mondo di internet, di Facebook, di Twitter, eccetera, e il modo in cui si possono mobilitare delle forze sociali ad ampio raggio utilizzando questi strumenti forse è diverso da quello che aveva a disposizione al suo tempo. E se non ho capito male, ma questo chiedo a Pietro di chiarire, e su questo sarei d'accordo, non si tratta semplicemente di fare della divulgazione. Per me il problema della divulgazione, secondo me, è uno strumento antiquato. Dovremmo piuttosto fare della formazione. E lo dico un po' con tristezza perché io 50 anni fa, credo, ormai 40 anni sicuramente, lanciai insieme ad altri amici una collana degli editori riuniti, che era la biblioteca di base, che per ogni argomento dava la divulgazione. Alcuni di questi libri sono rimasti dei classici, ad esempio ce n'è uno di Giovanni Berlinguer sulla malattia, bellissimo. Però di fatto questa collezione poi non ha avuto nessuna diffusione, è stata limitata. E credo che sia molto più importante fare la formazione, intervenire lì dove le persone si formano, eccetera, intervenire in tutti gli strumenti utilizzando appunto scienza in rete, cioè tutti gli strumenti che c'è in cui è possibile. E questo è possibile, basta vedere quello che succede nel campo delle associazioni dei pazienti, nel campo delle malattie rare, in cui ci sono persone, perché direttamente coinvolte, che hanno in famiglia dei bambini malati di malattie rare, che hanno un livello di competenze su questi argomenti spesso superiore ai genetisti che si occupano di malattie rare e la sapienza. Quindi credo ci sia da riflettere anche su questo. E poi forse individuare qualche strumento su cui chiedere poi, visto che l'università sembra disponibile ad aiutarci, il vicerettore stamattina c'era detto, perché non immaginare che esista un osservatorio sull'uso del termine razza nei documenti pubblici, nei documenti emessi dal Parlamento, nei regolamenti ministeriali per l'insegnamento, nei libri di testo e cose di questo genere. Non questa è stata un'esperienza che è stata fatta negli Stati Uniti, ad esempio, a proposito del creazionismo. C'è stato un osservatorio che studiava ogni qualvolta si inserivano nei testi di insegnamento dei messaggi creazionistici, e questo ha servito a eliminare il creazionismo dappertutto negli Stati Uniti. Forse una proposta di questo genere potrebbe essere interessante. Quindi io vedo tre livelli. Uno, concretamente far passare questo messaggio, anche se non riusciamo a modificare la Costituzione, l'obiettivo di tipo 2 è quello che tutti i testi che escono dal Parlamento non contengano questa parola, e questo si può fare. Ad esempio quando esce una proposta di legge in cui si parla di questo, uno gli manda immediatamente a tutti i deputati, state dicendo una pedinata, perché il punto fermo è che per la scienza il termine razza umana, sottolineo umana, non esiste e quindi non va usato. E questa è la prima cosa che va fatto. Secondo livello, vediamo se è possibile monitorare questi usi e farne, come è stato fatto con la relazione su un po' il campione molto limitato, le scienze eccetera, però si può fare un monitoraggio di come le persone usano questi termini. E terzo livello, del nostro ambiente universitario, individuare una serie di punti su cui riflettere, perché anche qui giustamente fenotipo, genotipo, le cose stanno cambiando in maniera talmente rapida che se non facciamo dei punti precisi su questa cosa qui continuiamo anche noi a essere un po' attivati. Grazie. Buona per sì. Allora, io sono un'insegnante di scienze naturali in pieno campo.
docenti, 5 insegnano scienze naturali. Per me il problema si risolve semplicemente se insegniamo evoluzione. Ma in 5 su 80 per 800 alunni, quando i filosofi non parlano di Darwin, è un problema serio. E questa è la realtà attuale. Il nostro è un paese con una cultura umanistica e questo è il grosso problema. Devono conoscere di più le scienze. Finché non si risolve questo problema ci sarà il razzismo. Perché se uno insegna l'evoluzione, quando gli dici che un batterio, un archeobatterio, cioè il 16% di DNA uguale al nostro, e che un enzima che ci abbiamo nella catena respiratoria è molto simile, allora anche il ragazzo capisce che siamo tutti parenti. E il razzismo poi scomparirà. Però stiamo lontani, perché vi ho parlato in termini di numeri. Si parla di buona scuola, organico di potenziamento, no? Poi io, tra le altre cose, mi è pure simpatico Renzi. Ma simpatico perché è uno che ci crede e ci mette della voglia, no? Allora, abbiamo richiesto, non ho capito, in base a delle categorie, ci sono arrivati 5 insegnanti di diritto, dice giovani, no, alcuni più vecchi di me, sono abbastanza vecchia, e poi sono arrivati 2 di matematica, nessuno di scienze, nell'organico di potenziamento. I progetti li dobbiamo fare noi per questi che arrivano, noi che stiamo in prima linea. Questa è la trincea, noi stiamo veramente in trincea, in prima linea e stiamo veramente esauriti. E litighiamo noi di scienze. Io mi sono dimessa dall'incarico di coordinatore di materie perché era impossibile, perché noi siamo più strani di scienze. Ognuno va per la strada sua. In 5. Questa è la realtà quotidiana. Poi mi conosce, io mi occupo volontariamente del museo di antropologia, faccio le visite guidate, sono arrivate le maestre la settimana scorsa, dice ah che bello, queste sono cose nuove, ma sul libro delle elementari ci stanno scritte delle cose. Allora, chi è che deve revisionare questi libri? Poverine, le maestre non lo sanno. E quindi c'è anche il problema di chi li revisiona. Avete toccato il tema dei libri di scienze, io li guardo e sono fatti benissimo. Però il termine razza sui libri di scienze io non l'ho mai visto, a meno che riferito alle razze dei cani, il concetto del mulo, delle mucche, portano quelli gli esempi. No? E probabilmente più sui libri di storia. E allora di questo vi dovete occupare gli antropologi culturali, insomma, secondo me bisognerebbe conoscere la conclusione molto di più l'evoluzione, perché con questo si risolve. Ah, un'ultima riflessione mi ha fatto venire. Nelle classi adesso anche alle superiori ci stanno, noi ci abbiamo in zona parecchi, diciamo, come li devo chiamare, etnie, non so, ci stanno cinesi, ci stanno egiziani, ci stanno bengalesi, di tutto e di più, no? Quando si lavora insieme non si nota, anche se ci stanno le ragazze col velo, facciamo delle attività, non si nota che c'hanno un'altra cosa, si nota magari perché poi torna, ah mio padre mi ha picchiato, mi ha fatto, cioè che sono problematiche poi non legate solo ad una certa categoria ma anche in generale, no? E se si lavora insieme si supera il problema del razzismo, facendo cose manuali, stando in laboratorio, non ci si accorge, no, che c'è il velo, sei una persona e basta, punto. Anzi, con la tua problematica che magari può essere, ma come quella dell'altro ragazzo, insomma. Bisogna vedere se questo succede davvero, appunto. Cioè, magari ma è un'isola felice. No, non credo alle isole felici perché ci abbiamo tanti problemi. Però i problemi ci sta sia da italiano, lo vogliamo chiamare, umano, che gli mena il padre se capita, sia da quell'altro settore, cioè siamo effettivamente, non è un'isola felice, perché i ragazzi poi da soli
se si uniscono, se condividono delle esperienze in comune e crescono insieme, non c'è più, no, il razzismo. Siamo noi che lo vediamo dall'esterno, no? Poi io personalmente mi sento pure razzista certe volte, vi dico la verità. Lo siamo tutti. Perché ho la cognata eritrea, ha fatto una barriera lei nei miei confronti, quindi cioè, forse lei è razzista con me, non lo so, ho portato un caso specifico, non è che... però ce l'ho, c'ho in famiglia, ho la cognata eritrea, al matrimonio con i figli loro. Chiaro, no? Bene. Posso bello, tra l'altro. No. Scusate. Prego, grazie. E Pietro, no, brevemente per commentare le parole di Bernardino, con quale sono assolutamente d'accordo. Io quando parlo di alleanza tra scienziati e società penso intanto e non solo alla divulgazione, è una delle componenti, forse neanche la principale, forse anche quella che oggi funziona di meno. Che questa comunicazione in realtà deve essere finalizzata. Voglio dire, cioè, si è teorizzato in passato che la semplice alfabetizzazione di un pubblico di non esperti rende questo pubblico più amichevole rispetto alle tematiche scientifiche, di scienze, eccetera. Ovviamente questo modello chiamato il public understanding of science non funziona. E gli interessi dei vari gruppi sociali sono diversi rispetto agli interessi degli scienziati. La semplice divulgazione non funziona, anche se in certi ambiti ovviamente deve poter essere utilizzata. Ma quindi occorre utilizzare diversi strumenti di comunicazione, ma finalizzati a degli obiettivi. Quindi la comunicazione è tale ed è efficace quando diventa strumento di compartecipazione alla scienza, perché oggi è questo che noi cittadini non esperti vogliamo. Proprio l'esempio della medicina è straordinario, Bernardino, aiutami a dire se dico sciocchezza, ma il rapporto tra paziente e medico è profondamente cambiato negli ultimi anni. Prima, quando mia nonna andava dal medico, gli diceva: ho questi sindromi, dimmi tu che cosa devo fare, qui c'è un chilo di zucchero, è un pugno per ringraziare. Adesso se la gente va dal medico, scaricando da internet una tonnellata di carte, ho questi sintomi, ho questa malattia, ho questa terapia testata in quella speciale università, prescrivimi tu queste cose che io non posso fare. Quindi siamo in una fase negoziale, o meglio, io lo chiamo di compartecipazione alle scelte e di salute, ma questo avviene in tutti i settori e quindi bisogna studiare tutte le strategie possibili e tutti i mezzi possibili per creare un dialogo, quindi non un dialogo tra questi diversi pubblici che si confrontano con un obiettivo. Il nostro obiettivo sembra essere, ritornando al punto, il nostro obiettivo è quello di cercare di sostituire in Costituzione la parola razza. Ovviamente questo consente di avere degli obiettivi intermedi, no? Per esempio correggere questa terminologia nei libri di scuola. Io l'ho letto qualche volta anche su qualche libro di scienza, ma certamente sui libri di storia e su altri, ma anche nella pubblicistica. Purtroppo i giornali su cui scrivo sono ogni giorno e più volte al giorno ci propinano questa parola. Quindi sono tutti obiettivi intermedi che possono essere raggiunti. Non li raggiungeremo dall'oggi al domani. Certamente se noi sottolineiamo che razza è un concetto che non ha fondamento scientifico, non è sufficiente. Però ripeto, diciamo, secondo me è una condizione necessaria, perché se noi continuiamo a sostenere che invece razza ha un qualche significato, e allora la gente, ripeto, lo identifica le razze e le gerarchizza, diciamo, in maniera abbastanza naturale. Valeria Trupiano? Sì, andiamo, spunti disordinati. Uno, volevo citare un aneddoto invece della scuola dei miei figli. La maestra un giorno ci ha chiamato a scuola materna sconvolta dal fatto che mia figlia disegnasse, colorasse il disegno del papà per la letterina, per la festa del papà, marrone, e lei insisteva spiegandogli: no, tuo papà non è marrone, è bianco, è italiano, e lei giustamente dice:
ma no, guardi che è marrone, effettivamente mio marito è veneto, ma il colore della pelle è più scuro del mio, che sono siciliana. E quindi insomma questo evidenzia come senza nessuna malizia e volontà esplicitamente razzista da parte della maestra, che è una persona squisita, però la difficoltà poi di gestire una situazione così banale, che però insomma dalla quale emergeva ovviamente la stigmatizzazione di un colore che non, difficilmente viene vista anche oggettivamente per quello che è, insomma, che in maniera candida mia figlia vedeva, forse in maniera più... Vabbè, però per dire, no, come sono diverse situazioni. Io volevo veramente, se ci riesco brevemente, collegarmi un po' al discorso che si faceva del public understanding of science e il discorso anche che dava Solinas. Cioè forse, ecco, io forse sembra paradossale, però da una parte vedo la necessità di un impegno, beh, appunto politico forte, e che paradossalmente invece una messa in scena della debolezza dei nostri concetti, esagero per dire provocatoriamente debolezza, cioè della storicità dei concetti che noi stessi utilizziamo. Cioè se da una parte è importante fare un'etnografia della razza, del razzismo, come insomma alcuni di noi antropologi anche fanno, andando a vedere nei diversi contesti come certi concetti e certi strumenti, gli alberi genealogici, il lavoro dei genetisti, vengono poi fatti propri, utilizzati e declinati dai diversi contesti locali. Il caso, uno dei casi che ho studiato, un altro insomma nel Cilento mi veniva in mente, perché poi lì vedevo dove sono stati dei genetisti a fare ricerca di popolazione, e lì vedevo che certi discorsi campanilistici poi venivano riformulati utilizzando il linguaggio della genetica. Oppure in Ogliastra, viceversa, la ricerca di Pirastu, poi è stata fatta appunto proprio da un progetto culturale molto bello di una persona del paese di Talana, per fare una politica identitaria di autoctonia, ma bella, come dire, non razzista, e per farla sono stati utilizzati appunto le ricerche dei genetisti. Quindi insomma diciamo la varietà dell'uso delle retoriche, degli strumenti della biologia, della genetica, ma non solo, perché anche noi antropologi ci siamo posti, ci troviamo spesso problemi di usi altrettanto rigidi di concetti come quello di cultura, su cui invece tanto ci siamo spesi per mettere le scene, dimostrarne la processualità, e invece poi tante volte il pubblico ne fa un uso differente, molto più rigido. Quindi da una parte penso sia fondamentale studiare questi usi, e però nel momento in cui, e studiare noi stessi, insomma, no? Farci, come un po' ho fatto io, per esempio vedendo come utilizzando, studiando come nativi gli stessi genetisti, cioè cercando anche di studiare e mettere in scena la storicità della produzione di certe categorie e certi strumenti, e come si deve fare con gli stessi strumenti e categorie prodotti dagli antropologi, che sono storici, contestuali, politici, così come i concetti che vengono utilizzati dal pubblico di non esperti. E quindi diciamo su questa base poi diventa forse fattibile un discorso divulgativo che non sia quello del public understanding of science, ovvero noi sappiamo tutto nel momento in cui spieghiamo come sono le cose e tutti gli altri capiscono, allora accetteranno quello che facciamo noi. Il caso OGM è emblematico in questo: nonostante le pagine spese dagli scienziati che ci credono a dire cosa sono, che non sono, il pubblico è restio, perché, come è successo con lo Human Genome Diversity Project, i genetisti avevano tutte le migliori intenzioni nel dire non è un progetto razzista, però le esigenze, i timori che i linguaggi che venivano declinati e messi in scena da parte del pubblico coinvolto erano altri, cioè c'erano interessi e volontà di tipo politico, etico, morale, che poi gli scienziati non erano interessati a cogliere. Allora il discorso diventa quello di sì, divulgare, dire, ma ascoltare, studiare, comprendere, e essere disposti forse ad accogliere nei propri programmi e nelle proprie proposte anche scientifiche le esigenze e i linguaggi dei non esperti, insomma, porci un po' più
a uno stesso livello, aprendo un ambito di dialogo, di discussione che non so bene magari dove può portare, però che forse abbiamo la necessità, la responsabilità di avviare. Bene, grazie. C'è adesso l'intervento di Marco Capocatto, prego. Il mio intervento sì, lo lascio un attimo se sento lei proprio. E, volevo anche riprendere il discorso di Piero. Cioè io mi riferisco sostanzialmente al problema che l'antropologia come disciplina nell'accorciare le distanze tra l'ambiente accademico e il pubblico. Che Piero diceva giustamente, bisogna andare oltre la divulgazione, bisogna puntare di più al dialogo tra la scienza e la società. Allora l'antropologia, nonostante sia una disciplina che tocca dei temi che facilmente hanno delle ricadute sociali, fa un po' fatica a fare questo qui, in Italia secondo me anche di più. E, per fare un esempio, se state sono stato a un congresso a Manchester che dura 3 giorni, organizzato dalla Royal Anthropological Institute, era esclusivamente dedicato al problema della public anthropology e all'aspetto dell'impegno degli antropologi sul campo, e si trattava soprattutto di risolvere il problema del questo, dello scambio di saperi. C'erano 50 interventi in questo congresso, divisi in 3 giorni, ci stava soltanto un antropologo italiano, una ragazza che veniva da Bologna. Gli altri 49 erano o del mondo anglosassone o dei paesi del nord Europa, addirittura ce n'erano diversi che venivano dalla Polonia, dall'Estonia, dalla Slovenia, italiani, tre, una di Bologna e 2 studiavano, una a Cambridge e l'altra a Oxford. Forse ci sta un problema da questo punto di vista, perché tra l'altro questa era una conferenza che era dedicata soprattutto a dottorandi. Poi ovviamente c'erano anche degli speakers esperti, però è strano che non ci sia questo. Non è neanche una questione dei costi, perché ad esempio io ci ho parlato con quella ragazza di Bologna e mi ha detto, però sai che c'è, in Italia non abbiamo sempre questo problema, che una scarpa è una ciabatta, dobbiamo spendere sempre 2 soldi, perché non abbiamo i fondi per andare a congressi. Il congresso costava 15 sterline, cioè costava niente l'iscrizione. I voli con la Ryanair non costano queste gran cifre, però non ci stavano, cioè, i dottorandi italiani non so che si interessati poi a trattare il problema dell'engagement, della tipologia pubblica, pubblicazioni. Io non ne vedo, italiani zero, proprio. Non c'è un articolo pubblicato da un antropologo italiano che tratta il tema della public anthropology. No, questo non è vero. Poca roba. Le posso dare in cambio centinaia e centinaia di lavori, mi metto a fare l'elenco datori che finisco più da far domani. Cioè, è un po' un problema. Cioè, in realtà, qui stiamo parlando di antropologia culturale. Non voglio fare sterofilo, eh. No, stiamo parlando di antropologia culturale. È vero che la nostra è una comunità sostanzialmente debole e ormai anche numericamente esaurita, quindi effettivamente questi problemi ci sono, però che nella sua debolezza e nella sua esiguità numerica direi che è una comunità piuttosto attiva, insomma. Adesso il convegno, c'è un convegno recente proprio sulla poesia pubblica, magari che si trovi a Firenze, insomma, Prato. A Prato. Dove? Prato. No, mi interessa, ma ci vengo. All'università. È in questi giorni. Convegno della Società Italiana d'Antropologia Applicata. Ma non è già stato? No. Il prossimo week. Cioè dal 17 al 19 dicembre a Prato. Bene. Allora, volevo intervenire? No, volevo semplicemente dire a Marco che forse il problema non è tanto dell'argomento specifico, quanto della sofferenza della disciplina in generale a livello italiano, perlomeno, no? La nostra disciplina è sempre meno appetibile anche a livello accademico. Credo sia anche una questione di sensibilità, sta di fatto che i dottorandi non è che non ci vanno perché non ci sono i dottorandi, perlomeno noi di antropologia quanti dottorandi abbiamo? Di antropologia e biologia, 0, più o meno, 1 o 2, quindi non sono anche. Ci stanno gli altri. Io vorrei a questo.
Io vorrei a questo punto, siccome abbiamo, è finito? Sì. Siccome abbiamo un quarto d'ora a disposizione, vorrei utilizzare questo quarto d'ora, come dire, per tirare le fila delle tante proposte, della ricchezza degli interventi, insomma, come dire, per lasciarci con delle cose da fare da qui ai prossimi mesi. E, insomma, con l'obiettivo, come diceva Pier Giorgio, di far muovere i concetti e quindi con l'obiettivo di fare crescere, insomma, questo dibattito in modo più ampio, più allargato alla società civile, alla politica e ad altre discipline, le questioni che sono emerse. Allora, come facciamo? Mi pare che l'importanza di questo dibattito, dei dibattiti di questa volta, sia anche quello che sono emerse molte proposte di tipo operativo, no? Dato l'obiettivo, come dire, quello di fondo, che sicuramente non raggiungiamo domani, come diceva Pietro Greco, che è quello di cambiare questo articolo 3 della Costituzione, però abbiamo messo in evidenza come questo non potrà essere possibile se noi non facciamo maturare questi concetti, se noi non coinvolgiamo altri soggetti, se non creiamo un clima che lo rende possibile, no? Oggi non solo non è possibile perché il mondo politico, diciamo, non è particolarmente disponibile, come ci diceva Roberta Agostini, ma perché non c'è una sensibilità pubblica su questo tema. Allora, il nostro obiettivo è quello di creare questa sensibilità pubblica. Come lo facciamo? Io qui provo a elencare alcune questioni, poi non lo so, Giovanni mi aiuterà, anche mi aiuteranno a dire quello che io ho detto. Ecco, è emersa la questione dei libri di testo. Ora, il movimento che c'è nella scuola in questo momento, io credo, con tutte le ricadute anche problematiche che ci sono, io credo che renda possibile questo obiettivo. Non saprei in questo momento quali sono esattamente, come dire, le scadenze e gli obiettivi intermedi, no? Però credo che se si costituisce anche un gruppo di lavoro del tipo di cui parlava prima Greco, cioè dire un gruppo di lavoro in cui noi antropologi abbiamo sollecitato questa questione e anche per esempio gli insegnanti affrontassero nel merito questo tema, probabilmente riusciremo a trovare quegli obiettivi finali, gli obiettivi intermedi che potrebbero renderlo possibile. C'è poi la proposta di Pietro Greco di fare questo volume e io su questo magari gli chiederei di dirci o a Giovanni quali possono essere, come dire, gli appuntamenti che ci possiamo dare per indicare questa disponibilità. E poi per quanto riguarda invece gli obiettivi più strettamente politici, come quello che veniva proposto prima da Fantini di creare un osservatorio sull'uso del termine razza, ecco, su questo io credo che bisognerebbe probabilmente vedere dove creare questo osservatorio, perché c'è il Dipartimento delle Pari Opportunità, la prima cosa che mi viene in mente. Credo che ci sia già un osservatorio all'interno del Dipartimento delle Pari Opportunità del Consiglio dei Ministri, che è un osservatorio sul razzismo. Allora, per esempio, vogliamo proporre che questo osservatorio sul razzismo abbia una sua, come dire, in qualche modo appendice sull'uso del termine razza, oppure vogliamo proporre una cosa, come dire, diversa? Probabilmente anche qui bisognerebbe, come dire, approfondire meglio questo concetto. E anche per quanto riguarda l'eliminazione del termine razza dalla Costituzione, credo che probabilmente noi dovremmo provare a coinvolgere di più i costituzionali.
costituzionalisti, i colleghi costituzionalisti, perché se i nostri colleghi giuristi e costituzionalisti non danno, come dire, il loro placet, credo che sia abbastanza difficile, come diceva Roberta Costini stamattina, riuscire a sfondare su questo terreno. E quindi anche questo mi sembra un terreno su cui lavorare. Ora, effettivamente, come organizzarci per arrivare a queste tappe, io non so se poi tutte le sono riuscita a tenere dietro tutte le proposte, ma comunque come dare le gambe organizzative a queste proposte, io vorrei sentire anche Giovanni se ha qualche idea concreta. Mi chiedevo se, visto che qua ci stanno rappresentate due associazioni, cioè la ROAC che ha una sua maggiore consistenza numerica e poi la nostra, diciamo, è più piccola, si può provare anche a coinvolgere l'Associazione Antropologica Italiana, cioè mi chiedo se questo gruppo di lavoro potrebbe avere una sorta di ombrello istituzionale da parte di queste società, cioè non siano dei singoli che si sono trovati, ma sia anche una sorta, sarebbe anche carino, una joint venture tra questi due mondi che magari cominciano un po' a parlarsi, identificano gli obiettivi di massima come quello della, della Costituzione, mettendo, diciamo, un po' a frutto l'uno denominatore di oggi, e parte qualche voce dissonante, qualche cosa anche un po' dissolta, e identificando anche degli obiettivi alla portata. Tu prima parlavi addirittura di fondi. La parolaccia? Ho detto una brutta parola? Sì. Ho capito male? Sì, no, no, hai capito bene, ma ritiro. No, no, ma no, la dottoressa Pianese. Ma sì, perché ci sono fondi. È previsto un finanziamento consistente per la formazione dei docenti. Quindi si può fare una proposta in ministero. Avete contattato di dire? No. Forse c'è un nostro amico comune, Matteo Borri. Adesso che è funzionario del dire, credo che sia spesso al Ministero dei programmi di formazione del trovamento professionale. Sì, io. È il sindaco della regione Toscana, che però hanno soldi per proprio questo tipo di cose. Anche per avere spalmate da sempre iniziative, Salvatore, sì, su questo forse si potrebbe coinvolgere anche l'onorevole Pizzoni, che alla Commissione Cultura della Camera sta lavorando a questi decreti attuativi della buona scuola, e che, perché io credo che forse dovremmo cercare anche dei decreti attuativi di trovare, insomma, qualche spazio. Entrare lì con qualche riferimento preciso. A maggior ragione diventa importante allora forse quello che diceva Giovanni, di creare questa specie di joint venture. Comitato. Cioè, comitato. Sì, perché dà più forza. Noi non lo possiamo decidere adesso perché sì, non siamo rappresentati. No, 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 però diciamo... Sarebbe già un segnale abbastanza... Sì. Cade in una situazione di stallo completo, di non dialogo, perché già sarebbe una cosa di minima soddisfazione. Io poi volevo dire forse un'altra cosa a proposito dell'organizzazione, siccome tra le varie proposte c'è anche questa di Pietro del volume, no? Che in qualche modo noi abbiamo già tutto il materiale su come deve essere fatto, abbiamo una specie di scaletta, perché era un volume che avevamo pensato già dall'anno scorso e quindi dovrebbe, diciamo, essere integrato, oltre appunto agli interventi di chi ha partecipato oggi e vorrà partecipare, dovrebbe essere integrato anche con chi diede l'adesione a partecipare al volume l'anno scorso. Quindi al limite forse, diciamo, noi come ISITA possiamo farci carico di raccogliere questo, se Pietro è d'accordo e se Giovanni è d'accordo,
lasciamo indirizzare. Sì, no, pensavo una cosa, sempre nell'ottica, diciamo, di avere poi colpire dei bersagli, penetrare un po', no? Cioè questo volume, non so se tu lo pensavi a livello un pochettino più di inversione conto, poteva essere anche una cosa che magari anche diventando scaricabile dalla rete, noi potevamo distribuire ai nostri studenti. Quindi sarebbe bello che magari i loro studenti di antropologia culturale sapessero un po' di più di quello che facciamo noi e viceversa. Se gli dessimo un taglio. Una persona non aspetta. Sì, diciamo, tutti dovremmo cercare di scrivere in maniera. Che la rivista si rivolge, nasce in un ambiente culturale particolare, che è quello del gruppo Cristo, della Bocconi, il cui target sono sostanzialmente docenti di matematica, quindi non necessariamente esperti di antropologia. Poi si diffonde anche ad altre persone, però quindi si può scrivere a un livello piuttosto alto, ma non a livello di esperti. No, ma quello anzi, direi. C'è anche una cosa che uno a lezione distribuisce, e magari possiamo provare a coinvolgere su questo anche l'Associazione Antropologica Italiana, però non mi bloccherei se loro dicono di no, fondamentalmente. Bene, posso aggiungere solo una piccola esperienza, ho vieto, sono ormai al quinto anno, organizziamo due giorni su un tema scientifico. Quest'anno è relativo al clima, ai cambiamenti climatici. Sarà fatto a fine febbraio. E in questi due giorni cerchiamo di sperimentare questo dialogo di compartecipazione. Allora intervengono non solo esperti, maggiori esperti italiani, fatto di clima, di cambiamenti climatici, ma anche i ragazzi fanno delle esperienze che poi presentano. Una di queste esperienze che faranno quest'anno riguarda i migranti ambientali, perché come ci diceva anche il Papa recentemente, non esiste un riconoscimento giuridico di queste persone. Allora loro stanno elaborando una carta dei diritti dei migranti ambientali che verrà proposta e la Presidente della Camera ha accettato di ricevere e quindi avrà un momento perché non pensare anche a un momento simile, potendo organizzare qualcosa del genere in cui si elabora una proposta di modifica costituzionale e prima della razza probabilmente può essere presentata. Stai pensando come un oggetto del seminario dell'anno prossimo? Questo potrebbe essere legale, ma possiamo farlo a Roma, possiamo farlo a Calinca. L'integrazione di quello di quest'anno. Ho detto quello che facciamo ad Orvieto, dopodiché possiamo decidere di farlo. Ho visto qui degli insegnanti anche di Roma, si può fare con le scuole di Roma, oppure si può fare con Città della Scienza a Napoli, in altre città. No, farlo Orvieto nel 2016. Fare altri del 2017. Il 2017, lavorare per il 2017. Questo potrebbe essere. Una se il 2017 è troppo lontano, no, il 2017 è arrivato, manca un po'. Va bene, io non so se. Sì, poi rimane con l'ultima proposta che avevo lasciato alla fine della presentazione col collega Alan Goodman. Alan Goodman. Ah sì. Diciamo se c'è anche un'apertura un po' internazionale, prego. Io sono una geologa. Con altre persone che hanno lavorato sul concetto di razzismo eccetera, più o meno un attimo prima l'anno scorso della presentazione della vostra proposta è stato organizzato alla Sapienza, Dipartimento di Scienze dell'Antichità, un incontro organizzato da persone del Dipartimento che si sono riunite per diversi anni, si chiamavano seminari antirazzisti, che hanno dato vita poi a questo, a un incontro in cui si parlava del concetto di razza dalla preistoria al Novecento. Una delle persone che ha organizzato questi incontri è Alessandro Ganzetti, che domani esatto, in cui magari loro per il momento sono fermati, non hanno fatto niente, però era anche quello un modo per far entrare all'interno dell'università e poi nella società civile un discorso sul razzismo. Quindi magari domani ci può essere una possibilità di contatto anche su questo aspetto. Certo. Civile. Ecco, se questo gruppo di lavoro poi sarebbe un immagino aperto.
fatto che avessi, come dire, il fondino blu delle... No, certo, da una parte ci può essere, adesso ovviamente qui c'è una logica del direttivo, ma ovviamente bisognerà coinvolgere l'associazione, almeno a livello del direttivo, io credo che non abbiamo problemi, considerando l'iniziativa dell'anno scorso e anche l'adesione al nostro documento, e credo che sia utile che ci sia un comitato che è espresso da, formalmente da due associazioni che sono istituzionalizzate, però lo vedrei ovviamente aperto, certo. C'è un archeologo. In questo caso erano archeologi, c'erano un docente di storia della lingua italiana, insomma varie persone anche là hanno cercato l'imbattimento in cui ci sono tante anime di trovare un punto in più questa cosa. Sperando poi appunto tra gli antropologi e gli archeologi la vicinanza sia fisica che culturale, la vicinanza è anche abbastanza stretta, magari è una cosa che può essere molto interessante un po'. Ottimo. Va bene, allora se non ci sono altre osservazioni direi che chiudiamo perfettamente in tempo.